Ciao ragazzi, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di farvi vedere l'ultimo pacchetto che mi è arrivato direttamente da Lidl. Infatti proprio qualche giorno fa in questa enorme scatola appunto di Sien ho trovato le 4 nuove acque profumate che sono uscite proprio la settimana scorsa in tutti i punti vendita a Lidl. In realtà c'è un piccolo discorso dietro per farvi capire come mai questo pacco, e vedevo che tantissime ragazze soprattutto su Instagram avevano acquistato queste acque profumate. Da me continuavo ad andare da Lidl anche così per fare spesa e naturalmente non le trovavo. Tramite le Instagram stories ho parlato appunto con Lidl e dopo una settimana mi hanno detto che c'erano buone notizie, che finalmente queste acque profumate sarebbero arrivate. Il giorno stesso io sono andata e ne ho acquistata una, ossia l'acqua profumata amore e muschio. Però appena sono arrivata a casa ho trovato ad aspettarmi questo pacco e all'interno ho trovato ben tutte e 4 le acque profumate, e per questo ho deciso di metterne in palio una per voi. Ho fatto un giveaway su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi su Instagram perché ogni tanto faccio anche questi bei regalini. Ora li ho fra le mani tutte e 4, volevo farvi una recensione un po' più specifica anche perché ormai è più di una settimana che le sto testando. In primis le acque profumate sono gelsomino e pepe rosa, zucchero a velo che è tra le mie preferite, more e muschio, iris e vetiver. Vi anticipo subito che tutte e 4 hanno un inci ottimo, infatti sono a base di alcol denaturato, che sarebbe appunto l'ingrediente un po' più dilagante sulla pelle, acqua e addirittura c'è il succo d'aloe vera che però proviene da agricoltura biologica. Cercate di spruzzarla non troppo sulla pelle ma sui vestiti, in quanto appunto l'alcol in prima posizione, sono sincera, non è un granché. E rispetto anche all'acqua profumata che era uscita qualche mese fa da Lidl, il sapore dell'alcol come prima impressione si sente molto molto meno. Ogni confezione contiene 150 ml di prodotto e ha un PAO di 36 mesi. Come vedete tutte le confezioni sono trasparenti, quindi ragazze io vi consiglio di non tenerle troppo vicine ad una luce solare o comunque alla luce in generale. Le confezioni sono tutte in plastica e come potete vedere ogni fragranza ha un colore diverso. Vi faccio una classifica secondo il mio personale gusto, dalla meno buona alla più buona. Quelle che sinceramente mi sono piaciute di meno sono iris e vetiver e gelsomino e pepe rosa. Allora, iris e vetiver sinceramente non mi piace perché ha un profumo molto fresco, fiorito, erboso. Non è tra la mia gamma di profumi preferiti, la consiglio più che altro a persone che adorano i profumi più freschi. La seconda, che sempre non mi è piaciuta moltissimo, è gelsomino e pepe rosa, e appunto è questa rosa. Io la spruzzo qui così non si confonde con l'altra. Questa è più fiorita rispetto appunto a quella gialla al vetiver, mi piace un pochettino di più. A pari merito al primo posto ci sono queste due, infatti non so mai scegliere qual è la mia preferita. A caso prendo per prima acqua profumata allo zucchero a velo, che ragazze praticamente se voi acquistate questa è identica all'acqua profumata, quella che io utilizzavo sempre da piccolina. Fatemi sapere anche voi nei commenti se vi ricordate quella di Acquolina zucchero a velo. Ragazze, io ero estasiata da quel profumo. Questa è molto zuccherosa, è molto dolce. Se volete provarla andate, provate Acquolina zucchero a velo ed è identica. L'unica cosa che quella viene un pochettino di più, mentre queste acque profumate hanno un prezzo tutte di 2,99 euro. Infine l'ultima acqua profumata è quella che alla fine ho doppione, che si chiama acqua profumata amore e muschio, e anche questa ragazze è molto molto buona perché è un'acqua profumata molto fruttata e abbastanza dolce ma non troppo, e per questo secondo me è un giusto equilibrio per questa stagione estiva. Consiglio tutte queste acque profumate soprattutto a chi non ama indossare profumi, ma magari soprattutto l'estate quando si suda preferisce sempre qualcosa di più leggero, di più fresco e che rimanga sì sulla pelle ma non troppo. La durata di tutte queste acque
profumate è di 4-5 ore circa. Poi però ho notato che questa e quella zucchero a velo dura molto molto di più rispetto alle altre due. Ho aspettato tantissimo l'uscita di queste acque profumate perché secondo me sono molto molto simili a questa che uscì in un cofanetto che si chiama Vaniglia e Frutti, sempre di Sien. Anche questa contiene 150 ml di prodotto e ha un PAO di 36 mesi. L'inci di questa e l'inci delle nuove acque profumate è praticamente identico, cambia solo la fragranza. L'unica cosa che in queste nuove ho notato che l'alcol si sente molto molto di meno rispetto a quest'altra, però questa dura un pochettino di più, sono sincera, rispetto a queste qui. Come vedete l'ho utilizzata tantissimo, soprattutto adesso che è estate. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete provato queste acque profumate, qual è stata la vostra preferita e soprattutto com'è la durata sulla vostra pelle. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!